Quello non è una disciplina. E ovviamente quando tutto diventa moda, e il parkour una decina di anni fa ha cominciato ad essere una moda, è stata travisata enormemente. Nel senso che da un lato chi non lo praticava vedeva il parkour come una propedeutica ad andare a svaligiare appartamenti. E questo qua lo dico con zero retorica, è la verità. Ogni volta che ti vedevano magari saltare, salire su qualche muro, la polizia, diciamo che qualche volta l'hanno chiamata, quindi non c'è già il fatto di no, deriva dal non conoscere comunque questa disciplina, perché comunque tanta gente non conosce proprio il parkour in quanto tale. In più è stato travisato perché si pensava che fosse quasi una sorta di vandalismo sotto certi punti di vista. E credo che questo sia estremamente sbagliato, perché come diceva Davide prima, è una disciplina che richiede un quantitativo di allenamento, di devozione, di passione non indifferente, soprattutto dal punto di vista fisico, perché lo molli per un mese, per recuperare quel mese te ne servono sei. E di conseguenza non si può fare tanto per fare, perché non so cosa fare oggi pomeriggio, perché comunque nel suo intimo è uno sport estremamente pericoloso, comunque viene considerato uno sport estremo. E questo libro qua, secondo me, sensibilizzerebbe tanto i giovani che si approcciano per la prima volta, per non vederlo come una disciplina con la quale incantare lo spettatore, perché molte volte viene vista come: ah, io so fare questo, 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 e tutta la gente che non lo sa fare ti guarda un po' con aria di ammirazione. Quindi con questo concetto si arriva molte volte a fare il passo più lungo della gamba, e tanta gente si fa male in questa maniera qua, perché per dare spettacolo esagera. Mentre il parkour non ha niente nel suo profondo di spettacolarità, non deve incantare gli altri, è una disciplina per se stessi. E di conseguenza, avendo un'idea un pochino più chiara di quello che è in realtà il parkour, di quello che è la disciplina, e questo libro, partendo dalla storia di quello che è questa disciplina qua, lo spiega molto bene, probabilmente tanta gente che oggigiorno e nell'arco degli ultimi 10 anni ha tentato un approccio senza in realtà sapere dove dovesse andare a parare con questa disciplina qua, ne ha fatto molto il male di questo sport.